A tutti quanti un ben ritrovati qui al Forum Internazionale della Cultura Ludica, luogo di approfondimento dei temi legati alla pratica dei giochi, di riflessione ed incontro con i protagonisti delle comunità ludiche italiane ed europee. Riprendiamo gli incontri di questa giornata del Festival Internazionale dei Giochi in Strada Toccati con l'intervento a cura della Fondazione Benetton Studi e Ricerche, rappresentata in questa sede dalla dottoressa Patrizia Boschiero, responsabile del settore editoriale della Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso, con la collaborazione del dottor Umberto Cecchinato, laureato in storia del Medioevo all'età contemporanea presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. L'intervento dei due relatori verterà sulla presentazione della Fondazione e in particolare sul suo impegno nell'ambito della storia del gioco e sul tema ritualità ludiche nel Trevigiano nel Cinquecento. Lasciamo la parola alla dottoressa Boschiero. Allora, sì. Buongiorno, grazie ai presenti. Il mio compito è soltanto in realtà di introdurre Umberto Cecchinato, che ci racconterà il suo lavoro di ricerca rispetto appunto al tema ritualità ludiche nel Trevigiano del Cinquecento, che abbiamo desiderato coinvolgere in questa occasione in relazione al fatto che il dottor Cecchinato è uno dei vincitori delle borse di studio Gaetano Cozzi per tesi di laurea e di dottorato dedicate alla storia del gioco, degli sport dall'età antica all'età contemporanea, che è una delle iniziative che caratterizzano l'impegno della Fondazione Benetton Studi Ricerche appunto nell'ambito della ludicità. Ecco, colgo l'occasione anche per ringraziare gli amici dell'Associazione Giochi Antichi del Toccati che hanno voluto invitarci a partecipare quest'anno in modo significativo a questa iniziativa del Toccati, con in particolare un convegno di studi che si è svolto ieri al Museo di Castelvecchio dedicato a giocare nel Cinquecento, con una decina di studiosi provenienti da università italiane ed europee. E con un nostro piccolo stand che è qui accanto, dove sono in visione le pubblicazioni della Fondazione, sia della collana dedicata alla storia del gioco che della rivista annuale, e poi con questo momento di divulgazione su temi connessi. Rispetto alla Fondazione dico soltanto che siamo un centro studi che si occupa di ricerche sulla ludicità e sul paesaggio. Questi sono i due settori principali. La nostra sede è a Treviso, è caratterizzata dall'avere al suo interno un centro documentazione aperto al pubblico con una biblioteca, una cartoteca e un'iconoteca specializzata negli stessi ambiti della ricerca, dunque cura dei luoghi, studio del paesaggio, storia dell'arte dei giardini e storia del gioco e dello sport, nonché storia della regione del Veneto, storia trevigiana, diciamo. Questi come ambiti, sia nella questione per quanto riguarda la documentazione, sia come ambiti di ricerca, di approfondimenti con convegni, seminari, conferenze pubbliche che facciamo nella nostra sede trevigiana o anche in giro per l'Italia e talvolta anche per l'Europa su questi temi. Sia il nostro settore editoriale che appunto si occupa di pubblicare con la collaborazione anche di partner esterni, in particolare la Viella Libreria Editrice di Roma per quanto riguarda proprio il settore di ludica, pubblicazioni che sono direttamente connesse alle nostre ricerche, alle ricerche che organizziamo con ovviamente numerosi studiosi che collaborano con noi da anni. La Fondazione esiste dalla fine degli anni 80, dall'87, e da subito ha aperto diciamo anche questo settore particolare della storia del gioco, il cui responsabile scientifico principale è Gerardo Ortalli, docente di storia medievale all'Università Ca' Foscari di Venezia, e poi c'è un comitato scientifico che diciamo dirige la rivista ludica e si occupa anche di tutte le iniziative collegate, del quale fanno parte, oltre a Gerardo Ortalli, anche ad esempio Alessandra Rizzi e Alessandro Arcangeli, che sono qui con noi dell'Università di Venezia e dell'Università di Verona,
ma anche Maurice Aimard dell'Università di Parigi, Manfred Zollinger di Vienna, questo per darvi soltanto alcuni nomi e per dare l'ottica appunto internazionale nella quale cerchiamo di muoverci con questa e altre iniziative. Io prima di passare la parola a Umberto Cecchinato aggiungerei qualcosa di specifico anche sulle borse di studio, perché questa è stata una delle iniziative fortemente volute da subito anche proprio dal nostro mecenate, che è la famiglia Benetton. Sono state per alcuni anni intitolate alla memoria di Stefano Benetton, il figlio di uno dei fratelli Benetton scomparso prematuramente. Dal 2002 sono dedicate allo studioso Gaetano Cozzi, che è stato anche egli tra, diciamo, i principali motori scientifici quando la vita della nostra fondazione è partita appunto nell'87. E le borse sono conferite annualmente, abbiamo premiato in questi anni circa una settantina di giovani studiosi laureati in una trentina di università italiane, nel senso che le borse di studio sono rivolte appunto a giovani laureati di tesi triennali, specialistiche o di dottorato che abbiano lavorato nell'ambito dell'università italiana. E l'anno scorso appunto Umberto Cecchinato ha vinto uno dei premi con una tesi dedicata ai percorsi tra sacro e profano, musica e ballo nelle feste patronali del Trevigiano prima e dopo il Concilio di Trento. Quest'anno sono stati annunciati proprio ieri nel corso del convegno i vincitori dell'edizione 2014. Rispetto a questo mi piacerebbe darvi un potenziale appuntamento a Treviso il 30 di ottobre, giovedì 30 ottobre, quando saranno premiati appunto i nuovi vincitori, e noi di solito insomma vogliamo proprio anche promuovere, oltre che con le borse di studio, anche creando altre occasioni successive di approfondimento per far conoscere il lavoro di questi giovani studiosi che poi sono anche dei potenziali collaboratori della nostra rivista ludica e potranno nascere insomma diverse occasioni. A Treviso il 30 ottobre, oltre ai premiati di questa edizione delle borse di studio, ci saranno Gerardo Ortalli e Peppino Ortoleva dell'Università di Torino a parlare di gioco e violenza e giochi mobili multimediali legati agli apparati dei telefoni mobili e quant'altro, quindi temi anche di particolare attualità. Rispetto ai quali intendiamo anche attirare l'attenzione del mondo della scuola, di insegnanti e studenti, perché ci sembra che insomma ci possano essere dei positivi ragionamenti utili su diversi piani, quindi ovviamente su quello scientifico ma anche su quello divulgativo della formazione insomma. E quindi io ringrazio Umberto di aver accettato di essere con noi oggi e passo la parola a lui. Grazie. Io invece ringrazio innanzitutto la dottoressa Boschiero per appunto la presentazione molto gentile e la Fondazione Benetton e l'organizzazione del Tocati per avermi invitato a partecipare appunto a questo forum di cultura ludica. E, oggi volevo parlare di alcune attività ludiche già affrontate durante il convegno Giocare nel 500 tenutosi ieri proprio in sede a Castelvecchio qui al Tocati. In modo particolare volevo parlare un po' di banchetti e di danze, che erano attività diffuse in tutta Europa che caratterizzavano molti giorni festivi nell'arco dell'anno e in epoca medievale e moderna. La vastità di questo argomento rende necessario imporre alcuni limiti immediatamente. Si parlerà innanzitutto unicamente del 500. In secondo luogo l'analisi riguarderà ciò che accadeva durante le feste patronali nei numerosi villaggi di campagna, chiamate all'epoca ville, presenti nella provincia del Trevigiano. Il territorio della provincia veneta nel 500 coincideva pressappoco con l'attuale provincia di Treviso, come si può vedere da questa immagine. L'intervento è divisibile in due parti. Nella prima si tratterà di danze e banchetti inserendoli nella quotidianità di chi partecipava a tali pratiche e nella seconda invece si analizzeranno gli atteggiamenti che le autorità secolari ed ecclesiastiche assunsero nei confronti dei balli e dei convivi. Bisogna innanzitutto chiarire che cosa si intende per ritualità ludiche. Sul significato di rito molti studiosi, soprattutto antropologi, hanno cercato di arrivare a una definizione universale senza riuscirci. Le danze e i banchetti di cui si tratterà oggi erano forme culturali accomunate dal fatto di essere fortemente radicate nella consuetudine e nella tradizione. Ciò significa che esse ebbero luogo ciclicamente, in occasioni definite, per un lunghissimo periodo di tempo, si parla di secoli,
assumendo connotati di pratiche rituali in quanto azioni sociali, formali e ripetitive. Nel Medioevo i banchetti erano rituali di aggregazione sociale durante i quali si sancivano le alleanze tra le famiglie, si celebravano le paci, si festeggiavano le nuove unioni matrimoniali e battesimi. Condividere un pasto era un atto simbolico che rendeva manifesti e suggellava i valori dell'amicizia e della solidarietà. Numerosissime fonti cinquecentesche dimostrano come i convivi caratterizzassero ogni vigilia e ogni giorno di festa dedicata al santo patrono. In tali occasioni si imbastivano solenni banchetti in onore del santo, durante i quali, ebbe a scrivere lo storico inglese John Bossi, era difficile distinguere la liturgia sacramentale dalla scorpacciata. Che cosa si mangiava in queste occasioni? Durante le riunioni conviviali si consumavano pietanze di tutti i tipi, spesso provenienti da paesi lontani. Le spese erano parecchio ingenti e includevano il trasporto delle merci dai mercati esterni. Per fare un esempio, i frati crociferi del convento di San Martino di Conegliano, in occasione della festa patronale del 1587, inviarono un confratello a Venezia per reperire il necessario non acquistabile localmente. Cannella, garofano, pepe, zucchero di Madeira, pistacchi, confetti e infine 100 curadenti evidentemente necessari. L'anno dopo, gli stessi frati replicarono acquistando in mercati veneziani 27 libbre di riso, 2 di capperi, 7 di uva passa, 3 di pistacchi e poi pepe, garofani, zucchero, arance e limoni. Molto spesso questi convivi ospitavano numerose persone tra laici ed ecclesiastici e anche qualche personalità di spicco. Nel 1589, ad esempio, sempre nel convento di San Martino di Conegliano, ai festeggiamenti si unì il generale dell'Ordine dei Crociferi, in visita con 9 padri e 2 servitori. Nel 1607 al banchetto furono destinate 156 lire e 12 soldi per dar da disdare a 24 persone. A Oderzo, nel 1599, un abate e 5 accompagnatori arrivarono al priorato di San Martino alla vigilia del Santo Protettore, dove poterono gustare bracciole di maiale e salsicce. Il giorno seguente i commensali furono servite con carne di manzo e pere, mostarda, trippe, maroni, uva passa, arance e cedri e i famosi biscotti bussolai, torte, confettini, malvasie e salumi. Il banchetto si protrasse per 4 giorni seguenti con il consumo di arance, limoni, castagne, uova, gamberi, pesce d'acqua dolce, carne di manzo e porco e trippe. I banchetti erano caratterizzati anche dal gran consumo di vino. L'acquisto di barili di malvasia è costantemente registrato nei libri contabili di 2 conventi sopracitati, ma a testimoniare il consumo del vino è anche il numero di bicchieri e brocche rotti durante la festa. Nel 1601, ad esempio, i francescani di Conegliano rimborsarono 1 lira e 9 soldi a Madonna Cecilia per tanti gotti e ingistere, tazze, rotte per la festa di San Francesco. Probabilmente i religiosi li avevano presi in prestito dalla donna. L'uso di prendere in prestito i bicchieri è testimoniato anche in tempi più antichi. Nel 1491 i francescani di Treviso pagarono 1 lira e 7 soldi per i vieri che furono rotti, il quale fu tolto in prestito alla festa di San Francesco. Un'altra attività che consuetudinariamente aveva luogo nelle feste patronali era la danza collettiva. Sin dall'antichità la pratica del danzare caratterizzò le feste religiose. Per tutti i secoli del Medioevo i balli erano eseguiti all'interno e all'esterno delle chiese e a testimoniarlo sono i numerosi divieti a danzare emanati dalle autorità ecclesiastiche. Le danze avevano luogo anche sui sagrati e sui cimiteri, nelle piazze e sulle vie cittadine, negli ospedali, nelle osterie e sui campi, sotto i frascati. Si danzava un po' dappertutto. A fine Cinquecento l'erudito trevigiano Bartolomeo Burchelati testimonia in alcuni scritti la diffusione dei balli in tutto il territorio del Trevigiano. Nelle ville situate appena al di fuori del muro di Treviso, come Sant'Artemio, Fiera, Sant'Antonino, San Lazzaro, Frescata, Lughignano, Santa Bona, a quelle che costellavano il resto della provincia. Le feste principali erano ad Asolo, a Caselle, a Camalò, dove si faceva il ballo tondo, il cerchio di carrozze, e queste numerose sacre di villa, scrisse l'erudito trevigiano nel 1596, offrivano bello et libero sollazzo. Le danze, per poter avere luogo, necessitavano ovviamente di accompagnamento musicale. Quest'ultimo era offerto da musici dilettanti e di mistere, abitanti nella villa in cui si tenevano i balli o provenienti dall'esterno. Le fonti testimoniano tutte le possibilità.
La domenica del 27 febbraio 1530, nella villa di Povegliano, situata a nord di Treviso, alcuni abitanti della comunità decisero di imbracciare i propri strumenti musicali per darsi un poco de piacere. In questo caso il gruppo era composto dai membri di due famiglie locali, i Pessati e i Pollon. In un altro caso, il 16 agosto 1568, ad accompagnare le danze che si tenevano sotto una frascata nel villaggio di Isola, situato nelle vicinanze del Corso del Piave, fu invece una compagnia itinerante di quattro musici. L'esecuzione delle musiche di accompagnamento avveniva tramite la richiesta da parte dei partecipanti al ballo. A turno i danzatori ordinavano una danza e pagavano un musico. Perciò tali richieste dovevano basarsi su un repertorio di balli conosciuto sia dai musici che dai danzatori. Il repertorio è difficilmente però ricostruibile a causa della mancanza di fonti. Un elenco di nomi di ballate è però fornito dal già citato Burchelati nella danza trevigiana, uno scritto appunto nel 1629, ecco nella trascrizione. Come vedete sì, è un gran numero di balli, anche se estremamente frammentario. I balli e le danze non sempre erano unicamente momenti dedicati al divertimento. Spesso infatti furono teatro di violenti scontri. Ai balli collettivi partecipavano persone provenienti da diversi contesti sociali e appartenenti a diverse comunità. In quanto punto di aggregazione, le danze rivestivano un ruolo molto importante nell'ambito delle relazioni comunitarie. Durante i balli erano messi in atto rituali di corteggiamento che potevano sfociare in nuove unioni matrimoniali. Molto spesso però tali atteggiamenti rappresentavano un pericolo per l'integrità del gruppo familiare. Qualora, ad esempio, una giovane nubile fosse già stata promessa in sposa, il corteggiamento rimetteva in gioco gli accordi presi tra le due famiglie. Oltre a ciò, i balli erano occasioni privilegiate per la risoluzione di conflitti già esistenti tra individui o gruppi familiari. Le liti potevano essere innescate semplicemente dal mancato pagamento dei balli e potevano degenerare in conflitti che coinvolgevano l'intera collettività. Ad esempio, nel 1539, in un'osteria a Moriago della Battaglia, scoppiò una lite tra gli abitanti della villa e tre uomini provenienti nella vicina villa di Fontigo. Appena concluso un ballo, i musici, vedendo che gli astanti si allontanavano, si lamentarono dicendo che niuno aveva pagato se non quelli da Fontigo. In risposta a ciò, un certo Gianni, abitante di Moriago, esclamò: «Quelli da Fontigo sono buone vacche che danno zoso presto il latte», con il risultato di provocare una rissa tra i membri delle due comunità. Un'altra testimonianza del 1568 fu rilasciata durante un processo dal musico Battista Magri e gli dichiarò che, mentre suonava con i suoi compagni alla festa patronale di Fagarè, vennero alle mani alcuni di Monastier con alcuni de Ponte de Piave, sul pagar non so che balli. Ancora, il 27 febbraio del 1530, violenti scontri innescati da questioni di precedenza sulle richieste dei balli contrapposero i membri delle vicine comunità di Povegliano e Cusignana. Gli scontri portarono alla morte di due uomini di Cusignana, uno colpito al petto da una lancia, l'altro abbattuto con un colpo di roncolo alla testa. Altra causa di scontro erano i corteggiamenti che avevano luogo durante le danze, i quali potevano mettere in pericolo l'onore di una donzella. All'epoca il disonorare la donna era considerato una grave ingiuria per l'intero gruppo familiare. Inoltre, una giovane nubile disonorata avrebbe trovato più difficilmente un uomo disposto a sposarla e avrebbe così mandato all'aria le strategie messe in atto dal capofamiglia per stringere relazioni con altri gruppi familiari. In caso di corteggiamento, dunque, le danze potevano essere interrotte da violente aggressioni, finalizzate a proteggere l'onore di una giovane. Accadde ad esempio nel 1540, in occasione della festa di Santa Maria Maddalena, il 22 luglio. In tal giorno si tenevano le danze all'interno dell'ospedale della Carità, nella villa di Sant'Artemio. Francesco de Tovena, fornaio, aveva raggiunto le danze con una compagnia di amici e di alcune ragazze, tra le quali la figlia del suo padrone. Dopo aver ballato un po' di tempo con le giovani, espressero il desiderio di lasciare la festa. In quel momento, un giovane di nome Liberale cercò di convincerle a rimanere e insistette per poter ballare con loro, ma le giovani si rifiutarono. Vedendo che Liberale non demordeva, Francesco, il fornaio, l'accompagnatore della giovane, decise di frapporsi intimando al giovane di lasciarla in pace. A quel punto Liberale si infuriò e dopo uno scambio di battute snudò la spada e si scagliò incontro il de Tovena, il quale, a sua volta armato, diede inizio allo scontro. Dopo aver analizzato alcuni casi di scontro, si ritornerà ora al contesto storico in cui questi avvenivano.
Il Cinquecento fu un secolo caratterizzato da importanti cambiamenti che girano sul piano culturale, sociale, religioso ed economico. Anche i banchetti e le danze descritti in precedenza furono investiti dai processi di cambiamento. Tali forme ludiche furono infatti colpite da divieti e proibizioni emanati dalle autorità ecclesiastiche e secolari. Sul piano culturale, la divisione di trattati di buone maniere, quali il Cortegiano di Baldassare Castiglione e il Galateo di Giovanni della Casa, contribuirono alla codifica di nuove norme comportamentali in seno alla classe dirigente. La nuova cultura imponeva il controllo razionale degli impulsi emotivi e delle manifestazioni fisiche che ne scaturivano. Lo studioso americano Edward Muir ha stabilito che le aree interessate dalle nuove regole furono soprattutto l'esternazione degli impulsi violenti, la ricerca dei piaceri sessuali e il modo di mangiare. L'elaborazione di nuove maniere nel mangiare contribuì a formare la condanna, in seno alle classi dirigenti, degli eccessi che caratterizzavano il tradizionale banchetto. La condanna delle autorità ecclesiastiche emerge chiaramente dalle fonti risalenti al periodo posteriore al Concilio di Trento. Già nel 1565, nelle Costituzioni del Vescovo di Treviso Giorgio Corner, atte a riformare il costume del clero nella sua diocesi, in una delle rubriche si tratta del comportamento dei chierici a tavola, raccomandando loro la sobrietà e la modestia sia nel mangiare come nel ragionare. La lotta ai convivi fu portata avanti anche attraverso le emanazioni di ordini correttivi rilasciate dai vescovi durante le visite pastorali, intensificatesi dopo il Concilio di Trento. In un documento del 1573, il vescovo Giorgio Corner definì i convivi organizzati dai membri della confraternita della Beata Maria Vergine di Mestre come un abominevole pasto, pessimo abuso, nefando costume e vituperevole usanza, che dava luogo a dissoluzione e imbriagamenti. Secondo il prelato, cose del tutto contrarie alla religione cristiana. Nel 1575, lo stesso vescovo, durante una visita, impose ai membri di alcune confraternite di commutare il pasto che fanno tra loro in qualche opera pia. Egli suggeriva, in occasione delle future feste patronali, di dar loro un pane ed una candela benedetta a cada uno di essi fratelli, evitando così di offendere il santo a cui era dedicata la festa con crapole, dissolutezze, imbriagamenti e discordie che sorgevano spesso dai convivi. Secondo il vescovo, tali atteggiamenti provocarono danni all'anima, al corpo e anche alla proprietà. Meglio sarebbe, tuonava il prelato, che cada uno godesse con la sua famigliuola quanto dà a dita scuola per devorare in un'ora quello che basterebbe a tener vivo uno una settimana. Anche le autorità secolari si allinearono all'atteggiamento di condanna nei confronti del banchetto. Con un ordine emanato nel 1589, il podestà di Treviso vietò i ridotti privati e pubblici che davano luogo a giochi, mangiamenti e tratti di trattenimenti poco onesti, minacciando i contraventori di prigione, corda, bando o galera a discrezione dello stesso podestà. Sul piano sociale, le autorità veneziane impegnate nel rafforzamento del controllo da parte del governo centrale sui territori dominati, dovettero affrontare in particolare il problema della violenza. La terraferma veneta era nel Cinquecento attraversata da gruppi di banditi armati, bravi alle dipendenze di signori locali, sbirri e cappelletti indisciplinati. Oltre a ciò, anche la grande diffusione delle armi da fuoco alimentava il problema della violenza. In tale clima, la festa, che come si è visto era teatro di numerosi scontri violenti, fu oggetto di divieti e proibizioni da parte delle autorità secolari, che vedevano in particolare i balli come occasioni di scandoli, risse e talte questioni. Alcuni esempi. Tra 1553 e 1577, vari rettori cercarono di porre sotto il proprio controllo l'organizzazione di feste e balli, arrivando perfino a vietarli completamente. Nel 1553 si impose una pena pecuniaria di 50 lire e 3 tratti di corda agli organizzatori, ai partecipanti e ai musici che fossero intervenuti durante una festa o un ballo, tenuti senza espressa licenza in scrittura da parte del rettore. Per assicurare la repressione tempestiva delle feste abusive, il rettore comandava ai merighi, ovvero i capi villaggio, di denunciare gli abusi nello stesso giorno in cui avevano luogo, pena il pagamento di 25 lire e un mese di prigione. Nel 1574 l'organizzazione e la partecipazione alle feste e ai balli fu proibita totalmente in tutto il territorio. La pena prevedeva il pagamento di 100 lire, 3 tratte di corda e 2 mesi di prigione serrata.
qualora in seguito alla denuncia del Meriga, sempre il capovillaggio, ai colpevoli non fossero caduti nelle mani della giustizia, avrebbero subito il bando di una gravità decisa dal rettore. Nel 1575 e nel 1577 i rettori adottarono invece una politica più flessibile, riconcedendo di dar luogo ai festi e ai balli sotto licenza. Essi abbassarono la pena pecuniaria a 50 lire, ma mantennero i 3 tratti di corda e 2 mesi di prigione. In caso di latitanza degli imputati, i rettori si riservavano l'arbitrio di comminare altre pene, maggiori o minori, di quelle appena elencate. Anche le autorità ecclesiastiche si scagliarono contro il ballo, dopo il Concilio di Trento. In vari decreti stampati nel 1581 e il 1604, le danze pubbliche furono vietate nei giorni festivi. Dai decreti emerge chiaramente la volontà dei vescovi di eliminare le pratiche profane dalle feste religiose. I balli offendono il Signore, scandalizzano gli uomini onesti e gli inducono al peccato di blasfemia, ebbrezza, violenza, lascivia. Inoltre allontanano i fedeli dagli obblighi devozionali, impedendo loro di assistere e partecipare ai riti liturgici. Il pericolo rappresentato dalle danze, in quanto devianti il fedele dalle pratiche liturgiche di preghiera, era più sentito in occasione di calamità quali la peste del 1576-77. Nel 1576 il vescovo Giorgio Corner, venendo a conoscenza che nella villa di Musano si tenevano frequentemente i balli e le danze, inviò un dispaccio in cui esortava gli abitanti della comunità a dover lasciare da parte questi balli e queste vanità, poiché essi, se ad ogni tempo sono cattivi e causa di molti inconvenienti, molto più pericolosi erano in tempo di calamità, quando il fedele avrebbe dovuto cercare di placare l'ira di Dio con le preghiere piuttosto che offenderlo ulteriormente con il ballo. Comandava dunque alla popolazione di dedicare il proprio tempo alla preghiera e alla devozione, lasciando gli vizi e i peccati, e vietava totalmente i balli pubblici e privati, pena la scomunica e altre pubbliche pene a discrezione dell'autorità. Concludendo, è bene sottolineare che i divieti delle autorità, proprio perché diretti verso pratiche ludiche fortemente radicate nella tradizione, non ebbero gli effetti sperati. Danze e banchetti continuarono a caratterizzare i giorni di festa almeno fino alla fine dell'epoca moderna. Grazie per l'attenzione. Se qualcuno ha qualche domanda, sono a disposizione, se no lascio appunto il tavolo ai miei successori, se volete venire. Ringraziamo la dottoressa Boschiero della Fondazione Benetton Studi di Ricerche, presente qui al Forum della Cultura Ludica, e il dottor Cecchinato per il loro intervento.